Adesso andiamo ad illustrare che cos'è il ciclo idrologico. Del resto voi lo sapete già, ma così cominciamo dalle cose semplici. Eccolo qua il ciclo idrologico, secondo una rappresentazione proprio circolare fatta da un idrologo famoso nel 1945 più o meno. Questo idrologo si chiama Horton. Che per voi diventerà famoso perché, ma no, non in questo caso, perché c'è tutta una serie di strumenti che abbiamo sviluppato che si chiama Horton Machine. E qual è il ciclo idrologico? Ovviamente parte dalle precipitazioni, se vogliamo, è un ciclo che si potrebbe partire da qualunque parte, peraltro, ma supponiamo di partire dall'atmosfera, no? Ci sono le precipitazioni che si formano e cadono sulla superficie. E noi ci occupiamo di quella parte del ciclo idrologico che è sulle masse continentali, quindi sulle superfici, diciamo, della crosta terrestre, non quella in atmosfera, e nemmeno quella parte del ciclo idrologico che ha a che fare con gli oceani, per dire la verità. Sono due altre scienze gemelle che si occupano di questi temi, sono la fisica dell'atmosfera e la meteorologia da una parte e l'oceanografia da quell'altra. La prima cosa di cui dobbiamo tener conto è che la pioggia, quando cade sulla superficie terrestre, no, le precipitazioni, scusate, quando cadono sulla superficie terrestre, sono in forme diverse. Cioè, precipitazione liquida, pioggia, precipitazione solida può essere o neve o grandine, per esempio. Anche nevischio qui abbiamo messo. Volevamo esagerare. E poi ci sono varie forme di rugiada, di nebbie, di cose così, che pure sono delle microgocciole di acqua liquida che poi vengono magari utilizzate dalle piante, che hanno un ruolo importante. Queste cadono dove? Beh, cadono sulla. Noi abbiamo detto, noi ci occupiamo delle superfici continentali e quindi è lì che noi andiamo a studiare le cose. In queste superfici ci può essere una parte di ritenzione dell'acqua sopra le superfici, perché per esempio parte della superficie su cui cade l'acqua è impermeabile. E impermeabile è un concetto che andremo a chiarire in seguito, che è una cosa che noi usiamo ogni giorno, la parola impermeabile, però in idrologia impermeabile è una parola relativa che ha un suo significato. Oppure, se non si ferma sulla superficie, si infiltra. Abbiamo quindi l'infiltrazione. Se non si infiltra, generalmente non rimane lì, può anche rimanere lì. Oppure ruscella, forma. Si dice ruscellamento perché generalmente l'acqua che si muove sulla superficie si aggrega in forme che hanno una struttura d'albero e quindi si formano dei piccoli rivoli che poi si trasformano in torrenti e poi si trasformano in fiumi. Una cosa piuttosto interessante, ovviamente, quando l'acqua si aggrega e si muove sulla superficie, fa delle cose, cioè, e la prima cosa che fa, interagisce con il suolo e con il sedimento. E c'è tutta una parte che ha a che fare con il trasporto di sedimento e il trasporto di suolo, che è gemella, diciamo, dell'acqua, che però studiano generalmente i miei colleghi idraulici. Oppure può evaporare. L'acqua può evaporare naturalmente da qualunque luogo in cui. E la fisica dell'evaporazione ha la sua importanza. Quindi abbiamo già visto già questi tre passaggi che sono banalissimi, perché li conoscete tutti, siete abituati a vederli da sempre, però cosa abbiamo detto? Già due transizioni di fase, la transizione dall'acqua da liquida a solida e poi da liquida a gassosa. Queste due transizioni di fase ovviamente coinvolgono dei concetti termodinamici e subito quando dico termodinamica scende come dire, un sipario nero davanti ai vostri occhi, che di questa cosa un po' difficile, no? L'idrologia è il regno della termodinamica.
E l'acqua che si infiltra, che cosa fa? L'acqua che si infiltra viene, può essere trattenuta all'interno del suolo, diciamo, va a costruire quella che si chiama umidità del suolo. Intanto bisognerebbe andare a definire anche che cos'è il suolo, tra l'altro, e questo lo faremo a tempo debito. Cos'è il suolo? Ma non è propriamente una superficie così. Questo, per esempio, non è suolo dal punto di vista idrologico. Questo è un tavolo di formica, di legno, dal punto di vista idrologico. Il suolo è qualcosa che ha una sua identità particolare che va descritta. L'umidità del suolo, tra l'altro, la vediamo anche dai satelliti, in parte, per cui, ma soprattutto l'umidità del suolo, che costituisce una piccolissima parte dell'intero ciclo idrologico, è quella che mantiene in vita tutti gli ecosistemi. Se voi siete qua ad ascoltarmi, io sono qua a parlare oggi, è perché c'è quell'umidità del suolo lì, che corrisponde più o meno ad una parte su 10.000 dell'acqua che ci gira intorno. Va bene, se non va nel suolo. Cioè, se va nel suolo, poi può andare più in profondità, può andare in quelle che si chiamano acque sotterranee, che naturalmente possono avere sia l'evaporazione dai suoli, perché i suoli sono in contatto con la superficie, quindi all'interno dei suoli l'acqua si può essere in forma liquida e in forma gassosa, e può tramutarsi, e anche ovviamente può essere in forma ghiacciata, ma noi non parleremo mai di acqua ghiacciata, anche se l'acqua ghiacciata all'interno del suolo è uno dei temi principali di quello che si racconta adesso, perché quando tutti quanti adesso parlano di permafrost, suoli ghiacciati che stanno sotto la temperatura dello zero, non necessariamente con l'acqua dentro in realtà. E quando il cambiamento climatico arriva, cosa fa? Scioglie il permafrost. Quando si scioglie il permafrost, succede tutta una serie di cose, no? Tra cui la liberazione di una montagna di anidride carbonica, di diossido di carbonico in atmosfera o di metano in atmosfera, che va a peggiorare la situazione del tutto. Mi sto toccando questi temi così un po' a volo d'angelo. Sono temi che nella maggior parte non copriremo nel corso, ma se vi venisse qualche curiosità, basta che voi mi chiediate e io vi posso indirizzare a letture opportune. Se l'acqua da un certo momento esce dal sottosuolo e dalla parte superficiale e arriva a formare quelle che sono le acque superficiali, per esempio i laghi o i fiumi, e dai fiumi poi defluisce fino al mare. In ciascuno dei suoi passaggi può sempre evaporare l'acqua, perché evapora sempre dappertutto, evapora dalle superfici, evapora dal mare. Oppure anche dell'acqua del suolo, per mezzo delle piante, può essere tirata fuori dal suolo ed essere evaporata durante il processo di fotosintesi. Ok. In tutti questi ho dei flussi, dei posti dove questi flussi vengono immagazzinati. Ed questo è un concetto che ci dobbiamo tenere in mente. Cos'è il ciclo idrologico? Di per sé è un insieme di compartimenti in cui possiamo suddividere anche la superficie della Terra. In questi compartimenti posso avere una certa quantità d'acqua, in che forma? Liquida, solida, gassosa. E ho dei flussi che entrano e che escono da questi compartimenti. Lo stadio finale di questa ruota è di nuovo l'atmosfera e il ciclo continua. Naturalmente non è che abbiamo inventato il moto perpetuo qua. C'è qualcosa che muove tutto questo ciclo idrologico, e questa è la radiazione solare. Il sole che scalda la superficie della Terra fornisce l'energia che è il motore di tutte le trasformazioni che vediamo e di tutti i moti che vediamo. Poi, in realtà, una volta che l'acqua è caduta sulla superficie della Terra, c'è anche la forza di gravità che agisce. Quindi l'energia solare serve, per esempio, a far cadere l'acqua sulla cima dei monti, la quale poi per gravità scende sulla superficie. E qui per nominare alcune delle forze che muovono un po' il tutto. Ma la situazione è, come potete capire, piuttosto complessa.
Le immagini vecchie che voi siete abituati a vedere del ciclo idrologico sono, diciamo, più o meno, questa è un'immagine abbastanza recente, mi pare che l'articolo di Ortica Nasi è del 2006. Questa è una rappresentazione del ciclo idrologico. Vi invito a dedicare, adesso io vi faccio una possibile lettura di questo ciclo idrologico, ma vi invito poi, per conto vostro, a cercare di ricostruire anche voi questo tipo di passaggi. Adesso vi mostro come, perché ci sono tanti cicli e tanti sottocicli. Quelli che prima vi avevo mostrato in forma così un po' astratta della ruota, qui sono rappresentati su una superficie e vanno un po' interpretati. Questo è un lavoro del 2006, quindi relativamente recente, anche se comincia a parirmi vecchio adesso. E per esempio si può leggere così. Questa è una media su tutta la superficie della Terra. Allora qualcuno di voi potrà dire, ma in fondo a me che cosa interessa su tutta la superficie della Terra? Io vivo qua a Trento, o vivo a Verona, o vivo, che ne so, a Vicenza e in altri posti. Insomma, a me interesserebbe sapere che cosa accade lì. Ma generalmente questo intanto vi illustro sulla grande scala, come si dice, no? Allora, quanto è tutta l'acqua che cade sulla superficie della Terra? Beh, questi occhi e canali hanno valutato che sia 111.000 chilometri cubi all'anno. Ok? Di questi 111.000 chilometri cubi, una parte, 12,5, cioè 12.500 chilometri cubi sono di neve e il resto è precipitazione liquida. Ok. Legge di Lavoisier. Nulla si crea e nulla si distrugge. Quest'acqua dove va a finire? Beh, se cade sulla superficie, una parte di quest'acqua mi torna indietro come evaporazione. Quanto? Adesso non mi ricordo più. 65,5 65.500 km cubi di acqua all'anno. Cavolo, su 111.000 km cubi è una porzione importante. È circa almeno il 50%, come più o meno, un po' di più del 50%. Ovvio che sarà diversa nei punti diversi, quindi l'evaporazione, tanto primo dato che registriamo nella testa è l'evaporazione è almeno metà del ciclo idrologico. Evaporazione che avviene in modalità diverse, in punti diversi. Facciamo allora 111 meno 65,5, mi pare faccia 45,5. E di fatti fa 45,5. Dove va il resto? Il resto va al mare. 45,5. Chilometri cubi di acqua all'anno vanno al mare. Questo per in realtà dà solo delle indicazioni quantitative, ma danno solo l'ordine di grandezza. Per esempio, adesso tra un secondo vi mostro un'altra immagine che in parte contraddice questi numeri. Dopo, se voi andate a vedere nelle altre cose, per esempio, ci sarà una freccia che dal mare torna su, e cosa fa? Riporta questi 45.500 km cubi. Li riporta in giro, li riporta sull'atmosfera per poi ricadere di nuovo. Perché la Terra, dal punto di vista della massa, diciamo, noi la possiamo considerare come un insieme praticamente chiuso, anche se in realtà acquistiamo un po' di acqua perché cadono un po' di meteoriti che si portano dentro un po' di acqua. Altro tema affascinantissimo sarebbe capire da dove da diavolo arriva l'acqua che abbiamo sulla Terra. Noi abbiamo un sistema controverso perché alcuni dicono che sia nata con la Terra, quest'acqua, e altri dicono che invece è arrivata dopo, anche se la prima ipotesi sembra quella ormai più consolidata. Altri cicli, insomma, fanno questo, ma per esempio, no, questo è un primo esempio di bilancio idrologico. Tanta acqua viene dentro, tanta ne deve andare fuori. Questo
come ne va fuori? Ne va fuori per evaporazione e per ruscellamento verso il mare. Questa è un po' la grossa però, perché per esempio uno si può chiedere, beh, ma è possibile per esempio che all'interno delle masse continentali non si accumuli dell'acqua? Cioè, perché avremo un problema in questo caso? Dentro, noi sappiamo che c'è acqua sotto il suolo, ma dove se ogni volta l'acqua andasse sempre dentro e fuori, così, e tutto quello che viene dentro va anche fuori, non si accumulerebbe anche all'interno del suolo. Invece c'è anche un accumulo, c'è una variazione. Questo accumulo magari in media potrebbe essere anche zero, ma magari anche no. Cioè, in media lunghissima potrebbe essere zero. Ma questa media lunghissima è solo un'ipotesi teorica perché tutto cambia sulla Terra nel corso del tempo. Ok, tutti questi sono valori approssimati. Per esempio, quel paper lì era del 2006, paper in cui significa articolo scientifico. Articolo scientifico del 2014. Cosa succede? Questi qua si sono messi a dire, beh, rifacciamoli un po' questi quadri, comporti in ballo questa domanda, che le acque sotterranee, l'acqua che sta nel sottosuolo, come cavolo? Guarda, beh, questi qua, cerchiamo di capire, e poi non sarà mica che tutta l'acqua che arriva agli oceani arriva dalla parte superficiale, e arriverà anche da dove ci sono i continenti. Allora questi qua hanno fatto degli studi sul continente sudamericano e si sono accorti che l'acqua che arriva dall'oceano sulla superficie, diciamo come acqua superficiale, è l'interrio delle Amazzoni, che è il fiume più grande del mondo, è circa un quarto dell'acqua totale che arriva all'oceano e che gli arriva dall'acqua sotterranea. Allora questo, se volete, dite allora tutta storia. Analisi qua, la posso un po' mandare un po' a far benedire, nel senso è giusta o non è giusta? Certamente questo tipo di analisi dà gli ordini di grandezza di quelle che sono le quantità in gioco. Però siamo molto, ma molto ignoranti. E questo è perché vedete come me, come anche voi, qualcuno di voi, che studia queste cose per cercare di capire meglio, di approfondire il modo che.